Ecco qua il nostro bull, ragazzi, che ha 4 mesi. E è un periodo, come per i bimbi, difficile per i dentini. Lui sta facendo i dentini. Io erroneamente avevo comprato all'inizio, perché mi ero dimenticata, gli altri Amstaff li ho avuti ben 10 anni fa, questo orsicino qui, ma mi hanno detto che non va bene per i dentini, perché è ancora troppo duro, se li può rompere. Quindi vi consiglio di prendere, vedete, quello che sta smangiucchiando Bull. Adesso andiamo a prendere anche nuovo, così vi faccio vedere quello che mi hanno suggerito anche i veterinari. Zoccoli, vedi, aiuto del naturale esercizio di masticazione, i zoccoli proprio della mucca, vedete questi zoccoli qui, naturalmente per chi deve fare i dentini hanno la giusta consistenza. Il dentino cresce bene, sono concavi, e il cane non si rovina i denti, quindi sta bene, diciamo, e durano anche, hanno un prezzo accessibile di diverse marche, ma comunque. Oppure questa qui, che gli serve molto per i denti, ed è una radice, perché loro hanno bisogno di masticare in continuazione. Infatti vedrete che gli Amstaff ricercano sempre radici. Non sgridateli se lo fanno quando sono piccolini, mi raccomando, perché loro è proprio una loro esigenza, come i bambini, no? Se avete dei figli, io ho 2 figli, quindi so che da piccolini, quando fanno i dentini, hanno questo proprio spasimo, hanno sofferenza, e così hanno anche i cagnolini di questa razza. E questa è una radice di erica. Si può trovare di tante marche, questa è di buona qualità, vero? Ti piace? Bull. E lui appunto la mastica, però questo è più buono, questo è più buono. La mastica, si diverte, allevi anche la sofferenza che lui ha nella masticazione, perché sta facendo appunto i dentini. Soprattutto sono prodotti che evitano al cane di danneggiarsi, di scheggiarsi appunto i denti, perché essendo piccolino, poi a 6 mesi noi abbiamo il controllo per i dentini e quindi evitiamo che il cane abbia dei problemi, no? Nei suoi denti, che sono, insomma, la masticazione, la chiusura dentale anche per i nostri cuccioli è importante, molto importante. Quindi questi ossicini qua, che adesso io li toglierò perché comunque non vanno bene, glieli daremo quando ce ne sono di tante misure. Gli daremo quando il cagnolino è più grande e ha naturalmente i denti più robusti. Ok? Salutiamo i nostri amici? Bull? Dai! Dai, Bull, saluti i nostri amici! Ciao! Ah, lui non ti è preso la masticazione, gli piace il suo zoccolo di mucca. Ciao, ciao ragazzi! Un altro consiglio che posso dare per concludere questo video, oltre a mettere i vari giochini quando prendete un cucciolo, perché ricordatevi come un bimbo, ma le ciotole, mi raccomando, ciotole in acciaio, questa magari è anche antiscivolo con la gomma per evitare, e soprattutto ciotole in acciaio perché possono essere lavate, igienizzate, quindi è l'igiene molto importante, no? Quando si ha un cucciolo, quindi tenere pulito bene gli ambienti. E mi raccomando, non comprate, io ho trovato in giro ciotole, questo lo voglio dire, infatti quest'acqua, vedete, è leggermente sporca, l'ho messa stamattina, adesso prima di sera, adesso la cambio, siamo verso le 5 del pomeriggio, verrà cambiata, lavate e tutto. E mi raccomando, alcune ciotole le ho trovate che all'interno hanno proprio un adesivo, ma di difficile rimozione, che trovo veramente stupido che i produttori di ciotole per cani, dove sanno che comunque ci vanno gli alimenti, mettono questa loro marca, ma grande, capito, macroscopica, all'interno. Adesso le ho tutte rimosse, non le ho da far vedere. Comunque, vedete, erano proprio qua, posizionate qua. Qua ancora un po' si vede, perché comunque si fa fatica a rimuoverle, devi proprio grattare, poi comunque rimane questo adesivo che veramente non va via. E quindi trovo veramente stupido. Prendetele quando non c'è l'adesivo, o comunque l'adesivo non deve essere dentro, dove vanno gli alimenti per l'animale. Questo ci tenevo veramente come la più importante cosa. Non so perché i produttori, soprattutto questa è una denuncia rivolta verso i produttori, le mettono all'interno dove ci va l'acqua, il mangiare per il cane, che quindi è un adesivo talmente duro da rimuovere che spesso chi non ha pazienza ne lascia un po', il cane poi alla fine con la lingua si mangia anche un po' di colla, insomma, detta proprio com'è. Vabbè,
Ciao ragazzi, stavolta vi saluto io e Bull. Ciao! Facciamo un bel video tutorial, Bull, io e te. Ciao!